tagliante, ha ancora senso organizzare una manifestazione similare, non politicizzata certamente, ma comunque in un periodo in cui il lavoro latita, manca? A maggior ragione, in un periodo difficile, complesso e che angustia tante famiglie, la maggior parte delle nostre famiglie hanno questo problema, il problema del lavoro, è necessario da parte nostra una riflessione, una considerazione, un allarme, una sollecitazione, quello che vogliamo. E Baronessi sarà, come è accaduto negli anni scorsi, anche quest'anno protagonista di questo messaggio che vuol lanciare, protagonista di un valore della solidarietà, di essere accanto a chi non ha il lavoro, ma anche a chi il lavoro ce l'ha, che non ha le garanzie e le tutele che prevede la legge. Sono tanti casi, il lavoro nero, gli infortuni sul lavoro. Ecco, noi vogliamo fare una riflessione su questi temi. Lo vogliamo fare con una giornata di festa, lo facciamo, cerchiamo di farlo nelle nostre prerogative da amministratori comunali. E lo facciamo con una festa del 1° maggio quest'anno live, che è un'edizione completamente diversa dalle precedenti, quindi non il messaggio attraverso il palco del politico o del sindacalista, ma con una festa che coinvolga tutti, dai bimbi che saranno impegnati in Parco della Rinascita, questa è la sede della nostra riflessione del 1° maggio, per tutta la giornata, dai bambini attraverso giochi gonfiabili, agli adolescenti, ai più adulti attraverso Irno Comics, che è questa associazione di Baronessi bellissima, che fa riflettere attraverso le sue opere d'arte, attraverso i fumetti, e poi attraverso una veramente una pluralità, ecco, di artisti di strada e non, che ci intratterranno in un pomeriggio musicale sicuramente di livello. Tante le associazioni e i gruppi che hanno aderito, ma il clou della serata sarà affidata a Casa Surace, sarà affidata al concerto di Zulù, che sicuramente saranno in grado di richiamare in questa bella festa 1° maggio live a Baronessi tante persone. E i costi? È vero che è una festa trasversale, ma ci saranno dei costi? Ci sono degli sponsor? Soltanto l'aria non costa. Ovviamente noi siamo molto attenti alle nostre spese, non navighiamo nell'oro, come purtroppo è nota comune per tutti i comuni d'Italia, ma insomma dobbiamo riconoscere almeno un rimborso spesa ai protagonisti, agli attori, a quelli che saranno in grado di coinvolgere tante persone e di far venire tante persone a Baronessi per la festa, ma soprattutto per noi, per quanto ci riguarda, per un momento di riflessione sul tema del lavoro. E ci sono anche degli intenti sociali, c'è cioè l'AIL, oltre ai vari stand di fermodellismo e di altre di comics, di fumetti. Sì, abbiamo dedicato, come dicevo, questa giornata alla solidarietà. Ci sarà uno stand anche dell'AIL, che è l'associazione che si impegna con i suoi volontari per la lotta a una patologia che affligge sempre di più, ma che comunque fa passi, fa ricercare nella lotta passi da gigante, che è quella contro la leucemia, e quindi Baronessi testimonierà anche questa solidarietà, questo impegno, questo aiuto concreto a favore di chi vuole combattere, vuole recuperare fondi per la ricerca, per combattere le leucemie. Per quanto riguarda la riqualificazione di Baronessi, anche alla luce dei recenti episodi di vandalismo registrati nel comune? Ma noi siamo a riqualificare continuamente e facciamo degli investimenti importanti. In questa settimana inaugureremo un parco giochi con dei campetti di calcio per bimbi nel parco giochi Olimpia, intitoleremo un altro parco giochi a un ragazzo prematuramente scomparso qualche anno fa ad Orignano, abbiamo inaugurata la settimana scorsa la nuova viabilità, il nuovo ingresso, le nuove aiuole, la nuova arteria di ingresso alla città di Baronessi nei pressi dell'IKEA, avremo tante opere che presenteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Siamo sicuramente per dare servizi ma anche benessere. Il nostro compito, quello dell'amministratore, è semplice, quello di assicurare servizi e buona vita ai cittadini. Noi cerchiamo di farlo così. Dobbiamo però registrare che i fenomeni sociali che esistono, non soltanto a Baronessi,
in tutto il paese, ma noi ci interessiamo della nostra città, fanno rilevare l'esistenza di bande di vandali, di adolescenti bulli che si divertono a nottetempo devastando. In pochi giorni hanno devastato un muro ornamentale fatto di mattoncini splendido in Parco della Rinascita. Ieri sera hanno devastato con delle frazioni ai cancelli dei nuovi campetti che stiamo realizzando e che consegneremo mercoledì ai bimbi in Parco della Rinascita. Hanno divelto la pavimentazione che era stata messa soltanto 48 ore prima, così come le alberature e le cespugliature che hanno vandalizzato. In Piazza Diaz, in Saragnano, hanno divelto dei dissuasori, la piazza è stata riqualificata e rifatta qualche mese fa, buttando e divertendosi a buttare questi dissuasori per le scale della piazza. Abbiamo ovviamente allertato i carabinieri, abbiamo bisogno di più uniformi in giro, abbiamo bisogno di uniformi in giro. E siamo sempre qui dal comune di Baronissi in diretta per quanto riguarda il primo maggio live organizzato dall'Associazione Culturale Tutti Suonati. Stiamo con Linda Andresano che rappresenta appunto questa nuova realtà territoriale. Linda, come è nata innanzitutto l'idea della fondazione di questo gruppo Tutti Suonati e da quanto tempo state sul territorio? Salve a tutti, allora noi siamo un'associazione del territorio che nasce tecnicamente 2 anni fa, ci siamo costituiti 2 anni fa, abbiamo però iniziato a lavorare insieme un po' più in là, insomma 4 anni fa orientativamente. Nasce con la volontà di voler creare delle realtà culturali, delle manifestazioni culturali nel nostro territorio, visto che un po' di anni noi lamentavamo questa assenza di manifestazioni di un certo calibro, abbiamo iniziato a organizzarci tra di noi, ecco, con le nostre competenze e con la nostra volontà. Chi siete? Siete un gruppo di ragazzi? Quanti membri? L'età media? Allora, l'età media, scherzavo, no, siamo tutti più o meno della stessa età, partiamo dai 25 anni fino a i vicino 90, insomma. Quindi diversamente giovani, o meglio, giovani dentro, giovanili? Siamo tutti giovanissimi, io direi, sottolineerei. Diciamo che abbiamo, la nostra associazione nasce con dei cardini, quindi con un consiglio direttivo del quale io faccio parte in qualità di vicepresidente. Poi abbiamo il presidente Fabio Clarizia, abbiamo il nostro tesoriere che è la nostra fantastica Barbara Landi e abbiamo poi altri membri che hanno altre funzioni all'interno dell'associazione. E i nomi sono tantissimi, cito persone che collaborano a stretto contatto con noi che sono Gianluigi Iovino, Massimo Greco, Lello De Chiara, Massimo Pippa, se dimentico qualcuno perdonatemi. No, vabbè, adesso noi intendiamo ricordare anche quelli che non sono stati citati e nessuno si deve offendere. E come è nata invece questa idea, la prima edizione di Primo Maggio Live e come è strutturato anche? Allora, il Primo Maggio Live nasce da una volontà dell'amministrazione comunale che da anni organizzava questa manifestazione insomma, noi collaboriamo col territorio appunto per creare manifestazioni culturali in generale, da qui citerei il Baronessi Blues Festival di cui siamo ideatori da 4 anni e portiamo avanti con grande orgoglio. E voleva appunto l'amministrazione comunale aveva questa volontà di creare una seconda manifestazione che fosse un po' eterogenea, no? E che creasse uno spazio ad ampio spettro per varie forme d'arte, quindi non solo per la musica. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su un'idea progettuale e infatti si struttura con due spazi distinti e separati, quindi la mattina dedicata interamente alla solidarietà, ai bambini, perché abbiamo dei gonfiabili gratuiti, trucca bimbi gratuito di cui si occuperanno comunque persone del nostro territorio. Abbiamo Irno Comics con dei fantastici artisti che esporranno ma disegneranno anche dal vivo e poi abbiamo la diretta radio con Radio Castelluccio, un intervento molto interessante ma anche molto divertente dei Casa Surace, i nostri famosi youtuber della zona del Vallo di Diano che interverranno con lo spiegare come nasce il loro progetto e ci saranno anche
anche delle sorprese, perché interverranno anche degli attori, proprio dei video che loro presentano su YouTube quotidianamente. E questo era, diciamo, l'intervento che c'era nella prima parte della giornata. Parliamo di eterogeneità perché volevamo appunto dare spazio sia ai bambini che alle famiglie con dei divertimenti di carattere culturale, anche un po' leggeri, divertenti, quindi colore. Quindi... Una festa per famiglie, quindi. Sì. Nella seconda parte invece della giornata ci siamo concentrati su quello che è l'aspetto musicale, di cui siamo, diciamo, il nostro core business è proprio questo, organizzare manifestazioni musicali, e abbiamo collaborato con Musica Ateneo, i quali ci hanno sostenuto nel presentare un live contest di band emergenti che presenteranno i loro inediti e la loro musica a partire dalle ore 16, per poi arrivare alla presentazione della nostra ai momenti clou, sia quel gruppo di percussionisti, sì. Come si chiamano? Utungu, io ho difficoltà a ricordare la seconda parte del loro nome, quindi mi perdoneranno, e i nostri percussionisti salernitani che presenteranno questo spettacolo che si intitola Che Munnez. Perché? Perché loro in effetti utilizzano dei materiali di riciclo, quindi faranno questo intervento pre-concerto. Tipo bidoni? Esattamente, sì. Suoneranno su bidoni, mazze di scopa e poi ci saranno sorprese durante lo spettacolo. E poi infine Zulu al secolo Luca Persico, cantante dei 99 Posse. Sì, la nostra punta di diamante è Zulu. Sì, abbiamo pensato di, ecco, proprio per il tema che presenta il 1° maggio, abbiamo pensato di chiamare Zulu come cantante e come punta di diamante, che si esibirà sul nostro territorio, di cui siamo orgogliosi perché porta avanti anche delle tematiche sociali. Quindi questa era l'idea di chiamare Luca Persico in arte Zulu.